scritto. Solo quello ha scritto. Necromantico. Necromantico. Quando tu eri viva mi negavi il sesso, mentre adesso che sei morta e dissepolta, lo facciamo così vario e così spesso che impazzisco di piacere ogni volta. E non nego che ti preferisco adesso, anche perché ti ho cavato tutti i denti. Non c'è rischio che mi chiami il giorno appresso, e anche se non godi, non te ne lamenti. Telefono. Uè. Se durante l'atto io scorreggio il rutto o mi scaffolo, tu non ci fai più caso. Né ti infastidisce più se fumo a letto e ti spengo poi la cicca dentro il naso. Certo, ormai non è più liscia la tua pelle e l'odore a lungo andare un poco scoccia, ma d'altronde non mi rompi più le palle perché vuoi che prima mi faccia una doccia. L'altra notte una gamba si è staccata mentre io ti varicavo le due chiappe e le tette tue da quinta rinforzata sono ormai ridotte a delle informi pappe. Ma in compenso, anche col cazzo un po' in pendenza, ora posso praticare il sesso anale, che non solo non oppone resistenza, ma se c'è arriva sarei naturale. Non so quanto durerà questo rapporto che già sento diventare rutinario e che fossi stato io ad essere morto non avrebbe avuto lo stesso itinerario. Ma una volta liquefatta la tua spoglia, so che avrò comunque sempre nuovi amanti, che potrò andare a trovare quando voglia, sparpagliate in infiniti camposanti. Questa è sempre attuale. Si intitola Blu Marino. Stanotte ho fatto proprio un brutto sogno. Marzavo panna a fa un po' de pupù e tutto intorno alla tazza del bagno c'era un quadrato di vernice blu. Mi sono svegliato urlando che sudavo e subito sono andato a controllare. Il recesso era come lo ricordavo, l'unica striscia era l'umidità. Era soltanto un incubo, ma sai, piaceva poco a diventare realtà. Ti aspetta un altro po' e poi vedrai, dovremo pagare pure per cagare. Ma qualcuno mi aveva chiesto... Dio non scopa da 3 mesi, la Madonna l'ha accannato, c'ha i coglioni un po' ipertesi, un po' capì come è ingrifato. Va su e giù come un ciclone per i campi di Gran Turco, spazza io ogni piantagione bestemmiando come un turco. Se ne fotte della gente che poi morirà di fame, non gli frega più di niente, solo del suo destino infame. Quella troia di una vacca grida e urla nel vento, quella lurida baldracca la rinchiuderò in convento. No, non è la prima volta che Maria gli fa cornuta quella testa non più folta e non per grazia ricevuta. Una volta con San Pietro, l'altra volta con 3 santi, 2 davanti e 1 dietro, o 2 dietro e 1 davanti. L'anno prima un gran sollazzo, se scopava Padre Pio con rosario intorno al cazzo, ogni grano un porco Dio. E poi 100 cherubini, putti, angeli e beati, più 90 serafini con gli scroti prosciugati. Forse pensavate ad essi come alme asessuali, ma anche in paradiso i cesti hanno porte separate. È creduto già in passato, la signora non è un giglio, ma stavolta è esagerato, è scappato con suo figlio. Le vorrebbe dar la caccia, ma le ha sparso e non a caso solamente qualche traccia. Un corredo sadomaso sparpagliato tutto intorno in una sindone a 2 piazze simile a una fotoporno e che reca strane chiazze. Al creatore frega assai se l'incesto è non un peccato. Siamo tutti figli suoi, ma qualcuno l'ha inculato. Pensa solo a che figura gli fa fare la sua donna per tacere della creatura, che è Cristo, che è Madonna. E alla minchia che è digiuna. Non più sacra la famiglia, oggi se ne avesse una, scoperebbe anche sua figlia. Ma non può, né mai potrà. A se stesso ha fatto un voto, perché tanto tempo fa giurò d'esserle devoto. Ha una sola soluzione per dar sfogo alla sua rabbia e si spara un bel pippone alla faccia della Bibbia. Oggi nevica sul mondo, sulla pace e sulla guerra. Con un gemito profondo, Dio è venuto sulla terra. Bravo.
dirmi basta, eh? Basta! Perché più mi dite basta, più vado avanti. Basta! Rdo! Ne. Bravo, ma basta! Leggi quella su questa montagna, è quella lì. Quella che andò in montagna. Quella che temo di essere l'anno scorso. Quella che temo di essere. Leggi quella! Ah, quella! No, quella, quell'altra! Quella pagina... Te ne chiedo un. Ah sì, dopo a grande richiesta, veramente sottovoce. Quella è veramente una cosa. Però prima è necessario che dedichi almeno una poesia sbombi, che è quella di prima. Quella è prima. La futura madre dei miei figli. Ma aveva detto che andava a Pokea in discoteca con l'amica bionda che frequentava 15 anni fa nella sua giovinezza invereconda. È ritornata a casa zoppicando a gambe larghe tipo da cowboy. E lì ho capito che saltellando se l'ha fatta un bel po' dei cazzi suoi. Campanello, bravo. Quella già basta ascoltare, corretto. Ah sì. Il mio personale manifesto del disgustismo, sempre sotto, eccolo qua. È la sala disgustista questa, e la diamo. Il titolo, che è anche il primo verso, è C'ho il cazzo zozzo che mi puzza di monnezza. È questo. Questo è delicata. È un po' delicata. Delicata. Molto discussista. Forse, delicata, no? Sì, ma fatele leggere. C'ho il cazzo zozzo che mi puzza di monnezza, ma come fossi strangolato un cassonetto bello stracolmo d'ogni sorta di schifezza, oppure ci avessi spazzolato un gabinetto. Mentre che io l'ho solo usato al modo giusto. Bello stracormo del bollente sanguinaccio, duro e diritto e rigoglioso come un fusto, sforna le pregne come fosse il rompighiaccio. L'altra mattina ho incontrato sta strappona che si strusciava a ste due chiappe per il centro. Siccome che chi sta dietro stava buona, ma la porta a casa e tosto gli ho butto dentro. Ma i mortacci sono da stare incoglionita. Prima se c'erne bava tipo de lumaca, che puzza come di ferraglia arrugginita che strammolo dentro una vecchia cloaca. Poi mi confessa che non può più restare in fregna perché la macchina c'ha avuto un incidente. Perché non solo adesso caga dalla fregna, ma da un par d'anni è diventata un continente. Per farla breve, quando che lo tiro fuori, un po' che mica cazzo c'era su quel pene. E so 3 giorni che mostriglia e puzza ancora. Mi sa che l'ercio si è infiltrato nelle vene. Invece lei da qua volta non l'ho più vista. Non gli avevo manco chiesto l'indirizzo. Quest'anno è stata la mia unica conquista. E mo' mi sento un po' mi attacco al cazzo. Adesso basta. Diciamo l'emblema del disgustismo, questo poeta delicato e raffinato che con delle metafore vi fa capire delle immagini così un po'... Italia. Noi l'abbiamo lasciato per ultimo perché domattina lavora. Grazie. E quindi magari fa un cubetto un po' più basso. Che cazzo è arrivato? T'ho detto, metti i tacchi. Mettete sempre il ride, ti sei messi però. Il mio profilo migliore va bene così. Vabbè, il compito è assolutamente ingrato, chiudere in bruttezza questa serata intellettualissima. Cercherò di fare il mio peggio. Vabbè, ti faccio la foto. Sono pochi che hanno resistito, alcuni fingono di fumare, altri sono andati via, chi ha parcheggiato in doppia fila. Sarò brevissimo. Ne dirò 2 o 3 perché fondamentalmente sono rotto il cazzo. Quindi. Inizierò però con una espressamente scritta per la serata in onore di Silvia. Una classe. Anfitriona, si dice anfitriona? Patrona! Mi sono andato a informare su Corviale perché gira che ti rigira chi c'è mai stato. Scusa, ma tu che sei colto? Ominidi? Che cosa? Le ominidi sono le furie. Lui è colto di sicuro, lui è molto colto. Allora, questa si intitola Progetto di riqualificazione urbana. Vi prego 2 cose, una non ridete perché non c'è veramente un cazzo da ridere, 2 se c'è qualche pesco in sala se per favore si fa avanti. No, se c'è il pesco in sala. Ammazzato. Da voi. Non sto appoggiando più. C'è Padre Amort che poi fa esercizio. Progetto di riqualificazione urbana, sottotitolo 2 piccioni con una fava.
Ai confini della città eterna si staglia eterno l'ecomostro, che sega in due la campagna portuense, smorzando pure il venticello nostro. Il ponentino intendo, no la scora, quella rimane sempre e sempre ancora. Sono 40 anni che sto chilometro orrendo di cemento armato, fio di una schiera d'architetti e di qualche politico affamato, sta là, col suo anfiteatro pieno di gramigna, buono solo a ristorare lo spacciatore dopo una serata di lavoro. Paesaggi deturpati, locali abbandonati, alloggi occupati. Da sto serpentone, malgrado l'incentivo, manco Kurt Russell ne uscirebbe vivo. Spero che qualcuno abbia colto la citazione. No. Chi è cosa? Quello che è morto da poco. Che film è? Ma Piero vabbè, qualcuno c'è via. Mo dice che l'hanno riqualificato. C'è stata una biblioteca, le vigili e un campetto deserciato. Ma io ho un progetto, o forse un sogno, per una riqualificazione seria in testa ce l'avrei. Ci scaviamo intorno un bel fossato, lo circondiamo tutto di filo spinato e poi ci trasferiamo in blocco al Vaticano, tutti quanti, dal Papa al Sacrestano. E allora dai, il mercoledì affacciata al finestrone, mentre quella di sotto cuoce il minestrone, a far discorso da solo ad un piccione mentre in testa gli casca il cornicione. E nel mentre che lo svizzero guardiano gioca a morra con le vase il gastolano, qualche ragazzetto con chiave ignobile se fa la fiancata della papa mobile. Nel seme interrato poi ci metterei tutti i capoccioni della CEI, trappiscio di ratto e blatte, altro che le ville arrubate con la frode dell'8 per 1000. Li vescovi li vedrei bene a lavare i pavimenti, utilizzando i sacri paramenti, mica a confessare i ragazzini, che se provi a toccarli qui te segano i ditini. E le monache, all'ora della questua, si dedicassero ad un'attività promiscua, con la tunica in capo poggiata alla ringhiera, che per alzare due scudi qui non basta la preghiera. Naturale che poi tutto l'indotto cambierà, eppure le bancarelle si dovrebbero adeguare. Le palle con la neve non ci avranno più il cupolone, ma in miniatura il grigio serpentone. Le magliette col faccione del Papa, sì, ma accanto a quello del Palletta. E metteranno benza nelle madonnine dell'acqua benedetta. I grani del rosario da venne ai turisti li faranno con l'acidi, così sono meno tristi. Insomma, non sarebbe affatto male sta riconversione di Corviale, doppio vantaggio per questa triste città, finalmente verso una nuova civiltà. Grazie, questa era banale, sociale. Io sono un poeta sociale, per cui ne dirò una più genericamente asociale contro la vita. Non ho uno stile di vita, ho una vita ostile. Mi è ostile la folla che allo stadio s'appressa. Mi è ostile la gente la domenica a messa. Mi è ostile il governo che mi tassa la casa. Mi è ostile il satellite che mi spia dalla NASA. Mi è ostile la stilista con la pelliccia. Mi è ostile la permanente che ti fa riccia. Mi è ostile il musical su Boitila. Mi è ostile la 'ndrangheta sulla Sila. Mi è ostile il cane che mi morde il polpaccio. Mio stile è il bambino col suo capriccio. Mio stile è il celerino con il manganello. Mio stile è il papa che mi chiama fratello. Ma di che? Mio stile è il partito che non mi manda in pensione. Mio stile è il canone della televisione. Mio stile è la musica di Sanremo. Mio stile è il premier con la faccia da scemo. Mio stile è la festa del Santo Natale. Mio stile è la fila per l'ospedale. Mio stile è il traffico che intasa la strada. Mio stile è l'inquisizione di Torquemada. Mio stile Manzoni, Petrarca e Dante. Mio stile Maria con tutte le sante. Mio stile la buca e l'asfalto bagnato. Mio stile Gesù e l'idea del peccato. Mio stile Ostia, Fregene e Sperlonga. Mio stile la zumba e la milonga. Mio stile il fast food e la Coca-Cola. Mio stile chi mi rifila una sola. Finale. Mio stile la platea se è troppo colta. Mio stile il pubblico che non m'ascolta. Mio stile la rima se non è baciata, come in questo caso. Una. Cara. E ora è andata via? Cara mi manchi. Vabbè, allora, ne ho dette due contro il sociale, due contro l'amore, così famo pari e se ne andiamo a casa. Cara, no, mi manchi. Giro dopo. No, che siete manchi. E tu sei l'ultimo. E tu sei l'ultimo. Ma io già ho messo un modo. La morte avrai i tuoi occhi. Allora, aspetta. Questa
Ammazza, molto più delle tue occhi, di Gedezzel. Allora, è morto, no? Questo è del 94, ero già nato. Da poco pure lui, Vincent Price. Hai definito di numero agli attori morti. Non è Lucio Fulci. No. Cara mi manchi, quando mi lanci addosso il piatto ancora colmo di minestra, cara mi manchi, quando il coltello appuntito sibila minaccioso accanto al mio orecchio sinistro, cara mi manchi, quando impugni feroce la tua 38, per quanto tu prenda la mira, cara, per fortuna mi manchi. L'ultima, perché veramente mi sarei anche sfasciato i coglioni. Questa mi serve il vostro aiuto sempre per il gran finale, che io mi scordo, però voi lo sapete, o comunque lo intuite. È dedicata alla mia seconda ex moglie, che è sempre nei miei pensieri, che mi ha assolato una marea di soldi, per cui se non ci fosse stata adesso sarei ricco e ci avrei degli avrei. Sarei e ci avrei. Senti, ora, tutti i miei avrei. Se muoio, cari amici miei, vi lascio tutti i miei avrei. Ci avrei la villa con piscina se non mi fossi sposato la biondina. Ci avrei la Ferrari, la Porsche e la Lambretta se non mi fossi sposato la Moretta. Ci avrei terreni da Firenze fino a Riccia se non mi fossi sposato quella Riccia. Ci avrei bestiame e cavalli di ogni razza se non mi fossi sposato quella pazza. Ci avrei l'isola del Giglio, Ventotene e Ponza se non mi fossi sposato quella stronza. Bravi. Ultimo. Allora, noi avremmo finito, a meno che non avete qualche richiesta di qualche se ne vogliono di una loro. Un giro veloce. Una per uno. Una per una al pubblico e basta. Il dibattito. Sì, possiamo iniziare col dibattito con le diapositive a colori. Come negli anni 70, qualche domanda, il perché lo facciamo. Dai, chiudiamo in bellezza. Dai, un giro per uno. Quindi, in questo momento, stile libero, chi vuole alzarsi e dire qualcosa, dei poeti, prego, sbrigatevi. A casa! Ma tu puoi anche andare. No, io ero il pubblico adesso. Vabbè, ultimi tre. Dai, Andrea. Ritorniamo agli altri. Bisogna il coraggio di finire. Rispiegaci tutto. Sarà una robetta di un minuto. L'introduzione. Rispiega tutto. No. Ho un tumore. Al culo mi è venuto. Non cago più. Sto per morire. Vuoi gomitarmi nel culo? Occhio, scureggio. E poi l'ultimo. E poi me ne vado a fanculo. Tu vuoi cagarmi nelle scarpe? Anche ora. Non diarrea però. Claudetti, il pubblico. Claudetti è richiesto. Ma No, 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 no
Grazie.